Sì, siamo felici che il Circolo Tennis Gubbio abbia riproposto anche quest'anno, dopo 2 anni di stop, questo importantissimo evento che per la promozione turistica, ma soprattutto quella sportiva, rappresenta sicuramente un fiore all'occhiello. Tanti atleti che come gli altri anni verranno a Gubbio per assaporare le sue bellezze artistiche, architettoniche, enogastronomiche. Tutto questo unito anche ai valori dello sport che il tennis nello specifico incarna, per cui è un binomio sicuramente vincente quello tra sport e turismo. Noi ci crediamo parecchio, abbiamo sostenuto questa manifestazione e siamo convinti che sia anche un'occasione per assaporare la godibilità di questo luogo del Circolo Tennis, che con cura e professionalità è gestito dall'associazione Gubbina, appunto Circolo Tennis Gubbio. Per cui ecco, l'invito è quello di partecipare, di venire a godere di questi luoghi, di riappropriarci degli spazi urbani che per 2 anni ci sono stati tolti, e i migliori auguri di buon lavoro a tutta l'associazione. Una domanda, Assessore. Stamattina sulla stampa è uscito il problema dell'accoglienza sul discorso degli alberghi. Come si potrebbe risolvere questa situazione? Sì, beh, c'è un problema perché di fatto abbiamo registrato un calo delle strutture turistiche e questo ci rende meno competitivi ad accogliere anche eventi di grande entità, per cui ecco, il nostro lavoro è quello di coinvolgere i privati, di fargli capire che investire in queste strutture, investire a Gubbio, è sicuramente un'idea vincente. Ad oggi abbiamo 3.900 posti letto circa, che però non ci rendono ecco, competitivi ad accogliere i grandi eventi, per cui ecco, c'è un problema strutturale oggettivo e cerchiamo ecco, in qualche modo di tessere questi rapporti con le grandi aziende, con gli imprenditori che hanno voglia di investire nel nostro territorio.